cosa c'è dietro un'emozione. La passione per il nostro lavoro quotidiano. Esperienza che custodiamo con orgoglio. Per scrivere una storia che dura da oltre 50 anni. I nostri sono grandi vini. Emozioni autentiche. Da godere ad ogni sorso. Che hanno il sapore di passione, tradizione e famiglia. Biagi, il senso di un'emozione. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Questo è Visionaire. Alla musica, come sempre, gli spaghetti rock and roll. Buon martedì sera, ragazzi. Grazie, grazie. Come andiamo? Vi vedo già su di giri. Siamo già sudati su di giri. È vero, ragazzi. È tosta sotto ste luci. È tosta. Allora, non perdiamo tempo che poi iniziamo a sgocciolare e introduciamo subito il primo dei numerosi ospiti che avremo questa sera. Si tratta di un giovane cantautore di Pescara. Signore e signori, un applauso per Wino! Buonasera e benvenuto. Come va? Tutto bene, tu? Bene, grazie Giuseppe. Allora, dicevamo, ti ho presentato come un cantautore, sì. Hai già inciso degli album, ne ho qui qualcuno, ne voglio far vedere perché sono davvero belli. E prima di parlarne e di raccontarmi come nascono questi sì. album, innanzitutto, che genere fai tu? Allora, io nasco come bassista punk rock. Quindi io ho una dicotomia particolare che mi ha portato alla musica, perché da bambino mi ascoltavo due artisti. Uno erano i Blink-182, che mi hanno dato la mia formazione punk rock, appunto, dalla quale sono partito, e l'altro era Lucio Dalla. Ah. Lucio Dalla, con la sua profondità, i suoi testi sempre rivolti al mare, mi hanno dato una visione molto più profonda di quello che poi magari è il vedere comune, ecco, della musica, soprattutto paragonato a quello che è il punk rock, quindi un genere molto, molto, per così dire, spensierato, allo stesso tempo però accomunato a questa visione molto profonda, appunto, citando un brano come Quanto è profondo il mare. E quindi io sono rimasto abbagliato. Uno dei primi testi che scrisse Uno dei più belli, peraltro, tra cui tantissime altre canzoni che mi hanno sempre colpito. E quindi praticamente sono stato col tempo sempre più proiettato a una visione del riproporre quello che è la mia regione, l'Abruzzo, le bellezze che ci sono nella nostra regione, che sono stupende, appunto il sole e il mare molto vicini, come anche le montagne, tutto quanto in un unico meraviglioso ambiente. Che bella coincidenza, perché prima di tutto io sono un grande fan di Lucio Dalla e poi poco avremo collegato con noi Pier Davide Carone, che ha suonato con lui, fantastico. È stato anche a Sanremo insieme a Lucio Dalla. Bellissimo. E Wino è il tuo nome d'arte? Wino è il mio nome d'arte. Wino viene... Innanzitutto il tuo vero nome qual è? Allora, il mio vero nome è Jan Carlo Telus di Genova. Ok. Ok. Quindi, è facile da ricordare. Facile da ricordare, ma sicuramente più semplice è Wino. Perché Wino? Perché in realtà questa idea nasce dall'idea di quattro amici in un'osteria con al centro una bottiglia di vino che fanno quattro chiacchiere e si divertono. Quindi questa idea, questa metafora della vita l'ho voluta ridurre all'uno con questo Wino. E quindi sostituendo la V con la U. Grazie.
Grazie, mi piace il vino, anche a me. Vedi, ci piace a tutti, abbiamo anche decorato lo studio con un po' di vino. E, volevo chiederti, prima hai accennato un po' quali sono le tue influenze, il cantautorato italiano, ma hai parlato anche di punk hardcore, che è un genere lontanissimo da quello che fai e da quello che ci proporrai stasera. Sicuramente. Ed è molto interessante questa doppia anima, no? Sì, infatti l'ho chiamata dicotomia non a caso, ovviamente. E, c'è da dire che quando ho iniziato a scrivere testi, anche con una base punk rock, comunque i miei testi sono sempre stati alla ricerca non della banalità, ma di qualcosa di originale da raccontare e da condividere, ma soprattutto esperienze riportate in canzoni, quindi emozioni. E ho notato che molto spesso i miei testi comunque erano molto contorti, che questo non è un male né un difetto, anzi scrivo così perché poi per me è uno sfogo e in alcuni casi la chiamo quasi una condanna a scrivere, perché comunque l'emotività di ogni artista non nasce per un caso o per banalità, è perché c'è dietro qualcosa che ti spinge a farlo al di là delle motivazioni che poi sono quelle mentali. Quindi c'è qualcosa di inconscio che mi ha portato col tempo a scrivere questi testi. Perché Wino? Perché comunque ho provato l'emozione di iniziare a scrivere dei testi appunto sempre legati a questo modo non banale, ecco, queste argomentazioni piuttosto originali, ma allo stesso tempo cercare insomma di abbassare un po' il tiro con qualcosa che potesse essere più vicino al sentire comune dell'ascoltatore. Quindi io adoro il punk rock e continuerò a suonare punk rock con gli Psicoanalisi, questi sono i dischi insomma che ho sfornato con la mia band, però ho preferito anche Nella quale che ruolo hai? Nella quale sono bassista e cantante e frontman. Ma ho voluto anche sperimentare questa esperienza da solista e quindi da qui nasce Wino. E col mio primo singolo, uscito il 27 maggio, Le stanze dentro Ikea, ho iniziato a fare diverse date dal vivo, ma non solo per quanto riguarda i palchi, anche per le strade, perché faccio tanto busking. Quindi, busking sarebbe andare lì, mettersi lungo la strada, aprire la custodia della propria chitarra. Artista di strada. Bravissimo. Artista di strada. E proprio questa esperienza mi ha dato modo di conoscere tante realtà, situazioni sociali, culturali, da cui trarre pure ispirazione per i miei brani. E oltretutto mi tiene comunque sia, mi dà la possibilità di sfogarmi tutti i giorni e di poter portare la mia musica per i borghi e non solo, anche le città abruzzesi, e spero anche di espandermi lungo tutta la penisola. Bellissimo, e stavi accennando prima di questi album che quindi sono quelli con la tua band. Sì. Quindi sono degli album punk. Sì. E sono belli e come vediamo, mi stavi raccontando anche prima, sono ognuno diverso dall'altro. Sì. Come mai? Perché abbiamo voluto uscire un po' da quella che era la classica stampa del disco plasticoso e quindi ci è venuto in mente perché non creare delle versioni limitate. Abbiamo chiamato un'artista molto brava, Alessia Marano, che si è dedicata a creare queste macchie, ecco, chiamiamole così. Ogni disco è stato dipinto a mano, ogni disco c'è una sua storia, quindi, ed è unico. Non esiste una copia e questi li vendiamo durante i live degli Psicoanalisi, a cui vi invito di seguire Psicoanalisi Band, dove potete trovare tutte le info a riguardo. Ok, e dicevi anche che poco fa invece sei uscito con un singolo, sì, seguendo il tuo percorso. Le stanze dentro Ikea, sì. Le stanze dentro Ikea, che vuol dire? Che vuol dire? Avete presente? Sì. Possiamo definirla un pezzo indie? Sì, sì, sicuramente indie, c'è tanto folk, c'è appunto una bella miscela di canto torato, che devo dire che comunque sono stato supportato da un chitarrista veramente bravo che è Daniele Mammarella, il quale comunque ha curato, ha dato colore, ecco, per quanto riguarda le parti di chitarra del brano, tra cui poi dietro ringrazio Marco Nemo per la sua partecipazione in studio, come anche Francesca Zaccaro, che è la ragazza che suona il cembalo, che presto vedremo anche tra poco, insomma, qui studio. E Valerio Friello, insomma, tutta la Nessun Vede Band che mi supporta e mi sopporta soprattutto.
perché poi vabbè, io sono un tipo un po' che gli piace prendere, molto cambio idea facilmente e insomma mi piace sperimentare, quindi molto spesso posso risultare un po' oh mio Dio, che è successo? Ha cambiato idea all'improvviso, ma dobbiamo cambiare tutto? Eh sì, succede. Però io se non avessi questi ragazzi vicino comunque ecco mi sentirei sicuramente più solo, quindi ho bisogno veramente sempre dell'aggregazione, perché la musica è quello, aggregazione. E allora facciamo subito, visto che l'hai già accennato, hai detto che non sei da solo, allora io inviterei ad entrare Francesca, prego. Benvenuta, puoi servirti di quel microfono al tuo fianco, senza purtroppo non ti sentiresti. Grazie. Benvenuta e innanzitutto tanti auguri a tutte e due, perché voi oltre che una coppia sul palco siete una coppia anche nella vita. E siete in dolce attesa, quindi sì. tanti auguri all'ottavo mese. Anche io Massimo. Ma che bello. Mese sei Massimo? Quarto. Ok. Io. E voglio chiedere a te, com'è suonare insieme, essere una coppia non solo nella vita, ma doversi mettere anche d'accordo nel fare uno spettacolo? No, per me è bellissimo, penso che sia proprio, proprio l'esperienza più bella che puoi fare con il tuo compagno, vivere non solo la quotidianità a casa, ma anche le proprie passioni, quindi... Condividi i suoi stessi gusti musicali? Sì, Lucio Dalla, anch'io lo ascoltavo da bambina con mia nonna, con mio nonno, e i Blink un po' di meno, forse. Quella è roba però... più da maschietti. No, dai, però no, comunque sì, diciamo che andiamo d'accordo anche molto sotto questo punto di vista, anche sui generi musicali, ci ispiriamo, poi io insegno danza, quindi anche le sue, insomma, le sue influenze musicali mi hanno influenzato poi a me come insegnante, come tipo di musica che ascolto. A Pescara sempre insieme? Sì, adesso ovviamente sono ferma, però sì, però insegniamo. Certo. Io invece a ballare sembro un cavallo, ma... Ok, allora lì mi deve suonare e cantare. Beh, io perché sono super curioso di ascoltare Le stanze dentro Ikea. Dentro Ikea. Di Wino. Wow, ragazzi, allora, signore e signori, Le stanze dentro Ikea. Wino, prego ragazzi. Stronzo, quando bevo, oggi Pescara sembra Dublino. E nell'aria c'è l'odore di sale e distrazione, e nel vento il sapore del vino. E mi perdo tra le case costruite dentro Ikea, ripensando a lei, a quell'odore di cera. Tra le stanze c'è una madre e un figlio che a suo padre lui non guarda perché è vuoto e forse ha già bevuto. E mi sento più leggero tra nebbia e Virgin Radio, l'antidoto e il veleno. E nell'aria c'è l'odore di brodo di cardone, di vergogna e tradizione. E mi perdo tra le case costruite dentro Ikea, ripensando a lei, a quell'odore di cera. Tra le stanze c'è una madre e un figlio che a suo padre lui non parla perché è solo e forse già bevuto. Volta che ho da fare, rimane con
passione, l'entusiasmo e l'emozione, la saggezza di ricominciare. E mi perdo tra le case costruite dentro Ikea, ripensando a lei, a quell'odore di cera. Tra le stanze c'è una madre, un figlio che a suo padre adesso parla, perché ha 30 anni è come tutti sbaglia. E mi perdo tra le case costruite dentro Ikea, ripensando a lei, a quell'odore di cera. Tra le stanze c'è una madre, un figlio che a suo padre adesso parla, perché ha 30 anni è come tutti sbaglia. Guido, signore e signori, accompagnato da Francesca. Bravissimi ragazzi. Grazie a te. Un fantastico duo barra trio. Adesso sì. In questo momento 2.5, dai. 2.5. Ed è un singolo che hai detto che è uscito? Uscito il 27 maggio con la Nida Records Italy, che ringrazio tantissimo. Praticamente un mese fa, grazie per averlo presentato qui a Bisonè, grazie ragazzi davvero per essere venuti. Grazie a voi, grazie ancora a te. Ancora una volta un applauso per Wino e per Francesca. Grazie. Noi ci fermiamo per un poco di pubblicità, torniamo tra pochissimo con Pier Davide Carone e poi con il fotoreporter Marco Cordone. A tra poco! Il prossimo ospite è un cantautore pugliese originario della provincia di Taranto. Si presentò per la prima volta al grande pubblico nel 2009 partecipando ad Amici di Maria De Filippi, arrivò terzo, vinse il premio della critica e di lì vinse numerosi dischi di platino, ha solcato i palcoscenici più importanti dall'Arena di Verona all'Ariston e a Sanremo. Nel 2012 era accompagnato da Lucio Dalla, Dalla che quando si trattava di riconoscere talenti dagli stadi a Samuele Bersani, raramente si sbagliava. Signore e signori, Pier Davide Carone. Ciao Pier Davide. Ciao. Ciao, buonasera, ciao. E benvenuto. Grazie. Come stai? Grazie. Benissimo, benissimo, grazie. Un po' accaldato, però beh. ti capisco molto bene. Dove ti trovi? A Milano? Sì, sì, sono a casa mia a Milano e devo dire che c'è un caldo torrido in questi giorni proprio. E qui ti assicuro che non va meglio. E a proposito, ma lo conosci l'Abruzzo? Ci sei mai stato? Sì, 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 ci sono stato anche da poco, perché ho suonato presso l'auditorium della facoltà universitaria di Chieti. Ah, e che ne pensi di questa terra? Se vuoi dire qualcosa, ovviamente non potrei dire male perché sei collegato con un emittente abruzzese. Però. Giustamente. No, in realtà mi piace molto perché, non lo so, l'ho trovata molto in fermento anche culturalmente, insomma, capita, ma non è così usuale, no, di andare a suonare magari negli auditorium universitari. E il fatto che sia successo a Chieti dà la dimensione magari di quanto l'Abruzzo sia in questo momento, insomma, prosperoso dal punto di vista culturale. Senti, ma arriviamo a parlare della tua arte. La prima cosa che vorrei chiederti è a proposito del tuo ultimo album, Casa, uscito l'anno scorso. Tanti successi al suo interno, penso a Forza e Coraggio, che è diventato un inno durante la pandemia, a Caramelle con i Der Jack, ma è un album che esce 9 anni dopo la tua ultima pubblicazione. Come mai tutto questo tempo? Ma all'inizio, diciamo, ero un po' io che avevo voglia di fermarmi, perché i 3 dischi e più tournée, televisione, cose varie, erano arrivate senza soluzione di continuità, e quindi per 2 anni, diciamo, ero stato in una specie di tritacarne. E poi, diciamo, la morte di Lucio in qualche modo aveva un attimino rotto questo incantesimo magico tra routine e sogno, e quindi avevo deciso un attimino di fermarmi. Poi, quando avevo deciso di ricominciare, alcune cose erano cambiate, magari le dinamiche tra me, l'ex etichetta in cui mi trovavo,
un po' di passaggi a vuoto, magari anche scelte non sempre giuste dal punto di vista gestionale, quindi cose magari che adesso sto sintetizzando in un minuto e mezzo. Sì, ma però poi perché immagino anche che un mestiere come il tuo non riguarda solo l'arte, poi è anche tutta quella dinamica anche discografica e via discorrendo che trascende anche poi l'artista. Sì, e quindi appunto delle cose che magari a raccontarle sembrano non giustificare, visto il tempo veloce in cui lo stiamo facendo, insomma, questo lasso di tempo invece così esteso, invece poi sono cose che fanno passare 9 anni a un certo punto. Vabbè, hai ripagato l'attesa, ma come ti metti a scrivere un testo? Perché tu sei un cantautore, prima di tutto nasce prima la musica o la parola? Ma nel mio caso abbastanza insieme, nel senso che io quando ho una melodia che mi gira in testa è come se già attaccate su quella melodia ci fossero le parole, no? Per fare l'esempio di Nani prima di diventare la protagonista di una canzone, insomma una prostituta di cui si innamora un adolescente, all'inizio era semplicemente un suono. Non so, Nani, esattamente così come poi è diventata nella canzone, me lo canticchia, mi ronzava nell'orecchio questo suono, Nani, e poi ci ho scritto sopra. Quindi ecco, ho fatto un esempio veloce proprio per spiegare anche questo in pochissimo tempo, invece un processo molto più complesso. Vabbè, allora già ho capito che ti dovremmo rinvitare in qualche altra puntata. Esatto, dove ogni domanda, cioè si fa una puntata per ogni domanda, perché sono domande complicate. Vabbè, attento che lo facciamo, no? Vabbè, scherzo, anzi ti ringrazio per la tua disponibilità nell'essere qui stasera. E a proposito di come nascono le canzoni, tu appunto sei un grande autore, hai scritto anche per altri, voglio ricordare la vittoria a Sanremo nel 2010, tu vinsi come autore, il cantante era Valerio Scanu, per tutte le volte che quella famosissima canzone, no, in cui Valerio Scanu faceva l'amore in tutti i luoghi, non tutti lo sanno, ma l'ha scritta Pier Davide Carone. Com'è scrivere non per te stesso ma per un altro interprete? Ma in realtà io quando scrivo e basta, cioè non è che mi prefiggo un obiettivo. Poi magari nel momento in cui ho scritto una canzone mi rendo subito conto se mi sta bene addosso o se magari pur essendo una bella canzone ce la sento magari con un'altra voce, con un altro fisico, e quindi nel caso di Per tutte le volte che, secondo me si è incastrato tutto alla perfezione, perché il pezzo era giusto per chi l'ha cantato nel contesto in cui l'ha cantato, quindi insomma è nata poi una bella magia. Ma quindi è nata proprio con l'intenzione di regalarla a Valerio, oppure sono tue canzoni che poi tieni nel cassetto e doni quando reputi opportuno? No, infatti io in realtà non c'entro molto con la decisione, quella è stata una visione di Maria, che ha avuto anche ragione, devo dire la verità, perché io la canzone l'avevo scritta, sì, quella canzone l'avevo scritta ancora prima di, cioè all'epoca lavoravo ancora come casellante in autostrada, insomma, e la musica non mi dava da vivere, quindi era prima di tutto quello che poi sarebbe accaduto, per cui io mi portai dietro una serie di canzoni, tra cui c'era anche Per tutte le volte che, e lei mi disse: ma Valerio deve fare Sanremo, che ne dici se tu gli dessi questa canzone? E in effetti ha avuto ragione lei, perché poi è stato un successo importante per lui e poi di conseguenza anche per me. Certo, senti, il tuo rapporto con Lucio Dalla l'hai raccontato tante volte e non voglio neanche farti ripetere le solite cose. Per ricordarlo vorrei chiederti un'unica cosa, cioè se tu potessi scrivere o potessi aver scritto una canzone di Lucio Dalla, quale vorresti aver scritto tu? Ah, questa è una domanda impegnativa, perché in effetti più di una, però è forse la canzone di Lucio che più invidio a Lucio è Cara, perché lui non ha scritto tantissime canzoni d'amore diretto, poi in realtà tra l'altro di grande qualità Cara in questo periodo. Sì. Diciamo che lui, il suo amore era abbastanza universale, era sempre dentro le canzoni, però un amore diretto di un uomo verso un'altra persona, insomma, non era così
usuale che lo facesse rispetto magari ad altri cantautori più avvezzi, però quando l'ha fatto ci ha regalato delle perle incredibili. Cara, sicuramente una di quelle. Allora, era davvero, davvero un genio. Se c'è una cosa che ti ha insegnato, una su tutte, qual è? Ad avere il coraggio di affrontare temi forti, non necessariamente nascondendomi dietro l'ironia, perché prima di Nani io era quello che facevo, cioè o cantavo canzoni d'amore, oppure se volevo trattare dei temi un pochettino più impegnati, come la mala sanità, piuttosto che il degrado giovanile, lo facevo utilizzando un pochettino lo schermo dell'ironia, che un pochettino filtra, ecco, se vogliamo. Invece Nani penso che sia stata la mia prima canzone che parlava di un tema serio e lo faceva in modo serio, e poi da lì in poi ho affrontato con più coraggio anche le canzoni che sono venute dopo. Anche Caramelle, se vogliamo, è figlia di quell'insegnamento. Lì affronti un tema di petto, un tema importante come quello della pedofilia, che insomma è uno schiaffo in faccia all'ascoltatore. Beh sì, Caramelle è una canzone, molti mi hanno detto, non vorrei che sembrasse un insulto, perché non lo è, però questa canzone mi disturba. E in effetti non c'è aggettivo migliore, effettivamente è una canzone disturbante. Però quando si parla di certe tematiche, o non lo si fa, o se lo si fa bisogna anche essere consapevoli che si rischia di fare una canzone disturbante, ma come magari dei film che trattano certi temi, insomma, è così. A proposito di Caramelle, parlando di Dalla, mi fa pensare anche a Il gigante e la bambina, che era un suo pezzo famosissimo. Senti, ma sei al lavoro su qualcosa al momento? Progetti futuri? Allora, in questo momento in effetti viaggio su due binari paralleli, perché ho ricominciato finalmente a fare delle tournée vere e proprie, perché negli ultimi 2 anni, per tutti i motivi che sappiamo, si è suonato un po' a morsi e bocconi, e poi spesso da solo, chitarra e voce, che va bene, è una soluzione, però chiaramente poi è anche un po' triste. Cioè, secondo me la musica è ancora un'attività sociale, e quindi è bello farlo in collettività. Per cui sono partito con la tournée qualche giorno fa da Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, e tra l'altro questa tournée avrà diverse diramazioni, nel senso che ci sarà la parte un pochettino più tradizionale, che è quella che ho fatto sempre con la mia band, il Casa Tour, dove accosterò alle canzoni vecchie le canzoni del nuovo disco, anche perché non ho avuto finora mai l'opportunità di portarlo in giro, visto che è uscito l'anno scorso, però di possibilità poi di portarlo fuori ce n'erano veramente poche. Quest'anno ce ne sono di più, quindi lo farò. E poi in parallelo c'è questo progetto molto bello che si chiama Dalla Orchestra Carone, dove, parafrasando un disco molto importante dall'America Caruso, esatto, dall'America Caruso, parafrasando quel disco lì, io suonerò con un'orchestra di 60 elementi diretta dal maestro Quadrini. Wow. Le canzoni più belle, più significative di Lucio Dalla, che è una cosa che non ho mai fatto, anche perché ho sempre cercato di trattare con rispetto e pudore il mio rapporto con Lucio e in generale la sua musica straordinaria. Però quest'anno, che nell'occasione del 10° anniversario, più che altro quest'anno sono stato tirato dentro una serie di cose, dalle trasmissioni Rai che lo ricordavano a una serie di tributi, per cui è arrivata anche questa. Perché è decennale quest'anno, no? Sì, è il decennale della scomparsa, anche il decennale da Nanni, per cui chiaramente sono stato coinvolto. A un certo punto ho detto, quando mi ricapita di suonare con un'orchestra di 60 elementi delle canzoni meravigliose come quelle di Lucio, per cui ho detto, va bene, a questa cosa mi sento di poter dire di sì. Deve essere una bella emozione il paragone con Lucio Dalla, che tu poi hai conosciuto personalmente, quindi immagino ancora di più. Io credo che poi, in virtù del fatto, e arrivo alla seconda parte della risposta, perché io poi parallelamente a tutto questo sto comunque preparando un nuovo progetto, perché ho cambiato management, e col nuovo management stiamo cercando un nuovo partner discografico per il prossimo progetto, quindi le canzoni sono già in gestazione, quelle future,
e magari altre ne verranno. E secondo me cantare poi spesso delle canzoni straordinarie come quelle di Dalla, oltre a rendere omaggio al grandissimo genio che tutti abbiamo conosciuto e amato, secondo me potrebbe anche aiutarmi a scrivere meglio, perché poi diventa anche un esercizio, no? Quello di ascoltare dei capolavori ed entrare dentro i testi, dentro le melodie. Insomma, credo che la mia creatività verrà sicuramente aiutata dal fatto di mischiarmi con la musica di Lucio. Davvero interessante questa cosa, e anche il tuo approccio così umile è davvero piacevole da ascoltare. Ma a proposito, avresti voglia di farcela sentire una canzone? Sì, 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 assolutamente. Qui casualmente a casa di un chitarrista c'è una chitarra. E... Non perché ci dormi insieme con la chitarra. No, beh, no, quasi in realtà, però no, almeno a letto. E che ci fai sentire? A proposito dell'ultimo disco, vorrei far sentire quello che è stato l'ultimo singolo estratto, che malgrado le apparenze, del mio album Casa, così insomma, poi chi ha voglia di ascoltare anche tutto il resto del disco, insomma, è un disco a cui tengo molto, mi piace molto. Prego, Pier Davide. Abbracciami stasera, domani è troppo tardi, ritornerà il tuo uomo, o gli avanzi dei suoi sguardi non fanno più la strada percorsa dai tuoi occhi, che quando son felici è il paese dei balocchi. Somigliano alla vita, somigliano all'amore, e quando sono pieni come luna il suo chiarore, illuminano il vento, cancellano ogni pianto. Abbracciami stasera e sarò santo come te, che sei l'unica per me. Non ce n'è un'altra come te, che sei l'unica che c'è, malgrado le apparenze. Abbracciami stanotte come non si dovrebbe, non è solo paura se ti tremano le gambe. Paura poi di cosa? Di essere scoperta da un uomo e dal suo orgoglio, sono dei due in porta. Ma ti saprò proteggere da tutta la sua rabbia. Ma esci dalla gabbia e vola come vola una come te, che sei l'unica per me. Non ce n'è un'altra come te, che sei l'unica che c'è, malgrado le apparenze, malgrado le distanze, le prime da salvare, le seconde da tenere, ma dammi una ragione, sì, ma una che sia vera, e che sia vera come te, che sei l'unica per me. Non ce n'è un'altra come te, che sei l'unica che c'è. Sarò sincero come te, che sei verità per me. Non ce n'è un'altra come te, e perché tu sei l'unica che c'è, malgrado le apparenze. Malgrado le apparenze. Wow, fantastico. Grazie. Fantastico, ti ringrazio davvero per questo regalo che ci hai fatto, anche perché in via telematica, collegati via Zoom, a cantarci una canzone, davvero grazie. Grazie a te, grazie dell'invito. Allora ti aspettiamo in Abruzzo? Assolutamente, infatti spero che a breve possa annunciare qualche data in Abruzzo, perché mi farebbe molto piacere tornare lì, così qualcuno magari mi prepara anche degli arrosticini, vai. Per Davide Carone, signore e signori, grazie. Alla prossima, ciao. Che bello, che bello. Allora,
Andiamo avanti perché Vision Air continua, non finisce di certo qui, c'è un altro ospite che sono contento di presentarvi, si tratta di un fotoreporter di Pineto, le sue armi sono la videocamera e la macchina fotografica. Si è occupato di tante cose, ha fatto tanti lavori, si è occupato di sport così come di temi sociali, ha girato il mondo, è stato in Africa ed è appena tornato dall'Ucraina ed è anche grazie al suo lavoro che noi possiamo essere consapevoli e testimoni di quel che sono gli orrori della guerra. Signore e signori, Marco Cordone. Ciao Marco, benvenuto. Grazie. Come stai? Tutto bene, andiamo bene. Allora, stavo dicendo che sei appena tornato dall'Ucraina. Dove hai lavorato a un tuo progetto, oltre a collaborare sì, anche con testate altri, nazionali altri di colleghi, sì, con altri colleghi. Per forza di cose, anche perché non sono tanti i corrispondenti. Ne siamo pochi. E appunto stai lavorando a questo documentario e ora, prima di parlarne, ci tengo a far vedere delle immagini che tu sei stato così gentile da portarci, che ci anticipano in esclusiva quel che sarà il documentario di Marco Cordone. Prego dalla regia e poi, anzi, un attimo, perché vi dico che poi andiamo in pubblicità, ma rimanete qui perché poi ne parliamo con l'autore. Prego. Way through my blue suede shoes, down the old mobile, and down the horn of rain up, and I'm always on the hill, who's your country quarters on? What do you read me rock and roll? We'll be right back.
Spaghetti rock and roll. E siamo in compagnia del fotoreporter Marco Cordone. Abbiamo visto poco prima della pubblicità un anticipo di quel che è il documentario a cui stai lavorando proprio in questi giorni sull'Ucraina, da cui sei appena tornato. La prima cosa che voglio chiederti è: come ti ci sei ritrovato a fare questo lavoro lì, in una zona di guerra? Allora, mi sono ritrovato grazie a un amico, collega siciliano, che è Salvatore Cavalli, fotografo dell'Associated Press, che mi ha chiamato e ha detto: senti, sto andando in Ucraina, tu che fai? Ti va di andare? Ho detto: ah, vabbè, sì, andiamo. Che perché tu non avevi mai fatto un'esperienza simile? No, di guerra no. Più che altro aree di crisi come l'Africa, l'ultimo lavoro fatto per il cortometraggio di Davide Lupinetti, però di guerra fondamentalmente no. E ho detto: vabbè, sì, andiamo. Ho detto: guarda, vabbè, visto che avevamo fatto dei corsi RISC che servono per lavorare nelle aree di crisi, ho detto: ok, ci siamo preparati al volo tutta l'attrezzatura e siamo partiti per iniziare questo documentario, che fondamentalmente lui aveva il suo da fare, io avevo il mio. Ho detto: vabbè, andiamo insieme, ognuno fa il suo lavoro in compagnia, che è un ambiente molto umano. Quindi poi strada facendo si incontrano sempre persone più umane. Oh, ci hai mostrato delle immagini davvero sconvolgenti per quella che è la situazione. Qual è stata la tua impressione appena sei arrivato lì? Non voglio parlare strettamente di quella che è la questione ucraina, ma che testimonianza puoi riportarci da una situazione del genere, che per fortuna ci sembra così lontana? Allora, il primo impatto, diciamo, è l'inizio, entrando dai confini della Romania, quindi spero di pronunciare bene il paese, Chernivtsi. Dove arrivavamo degli aiuti umanitari tramite la Chiesa Ortodossa, siamo andati a fare questo inizio del documentario. Diciamo, era abbastanza tranquilla, anche se si vedeva la tensione da parte delle persone, e un via vai continuo di mezzi di soccorso che venivano a caricare gli aiuti umanitari per poi smistarli nelle varie città e paesi, villaggi, per le persone che ne avevano la necessità e non riuscivano ancora a fuggire, poiché non erano ancora aperti i corridoi umanitari. E poi man mano siamo andati avanti, da Chernivtsi siamo andati a Leopoli, e già si respirava una calma molto apparente, quindi si viveva una quasi normalità, ovviamente con i coprifuoco, quindi c'erano degli orari ben precisi per poter uscire, con le sirene della contraerea che suonavano di continuo, quindi erano i momenti in cui bisognava recarsi presso i rifugi. Ci sono stati dei momenti in cui hai avuto paura? Allora, sì, perché comunque la paura fa parte dell'essere umano, quindi non aver paura ed è incoscienti. Perché fondamentalmente il momento in cui suona un allarme, bombardamento, una sirena della contraerea, un missile o quant'altro, fondamentalmente non possiamo sapere se realmente arriverà lì o nelle vicinanze. C'è un allarme, quindi bisogna recarsi tutti quanti, questa sirena, nel rifugio. Quindi tutti vanno nei rifugi sotterranei, quindi in tacito silenzio si va nei rifugi aspettando che sia nuovamente attivata la sirena che dà la fine dell'allarme.
Senti, quando potremo vederlo questo documentario? Allora, il documentario è un po' work in progress perché ci sarà la fine della guerra, spero il prima possibile. Quindi, perché tu intendi farlo uscire a guerra conclusa? Sì, perché voglio... Cioè, allora ci auguriamo di vederlo il prima possibile. Spero che finisca oggi stesso addirittura e poter dare una bellissima notizia che la guerra è finita. Però la guerra lascia dei postumi, questo documentario non è sulla guerra, è sulle tracce della guerra, quindi cosa crea e cosa lascia nelle persone, nei luoghi, quindi dalla distruzione, diciamo, delle città, dei villaggi, ma anche culturale. E li abbiamo visti i segni, lasciati dalla guerra, nelle tue immagini. Dove sono state distrutte le scuole, ospedali, tutto. In questo caso hai usato, per realizzare le immagini che abbiamo visto, una telecamera, ma so che tu vieni invece dal mondo della fotografia. C'è uno tra questi due metodi espressivi che preferisci? Allora, io ovviamente preferisco la fotografia. La telecamera la amo, ma non, fondamentalmente la mia espressione è fotografica. Quindi voto la fotografia. E tu hai fatto tanti lavori, no? nel corso della tua carriera, dei più diversi. Sì. E ti sei occupato anche di corse automobilistiche, vero? Sì, ho seguito il pilota, diciamo, abruzzese Riccardo Ponzio dall'inizio della sua carriera nel campionato italiano Gran Turismo fino alla Boss GP, che è l'europeo con le vecchie Formula 1. E comunque, diciamo, divertente, eh? Molto divertente, entusiasmante, diciamo, dà molta adrenalina. Wow. E quindi sei un fotografo, un fotoreporter a tutto tondo. C'è però un tema che preferisci tra tutti quelli che ti sei occupato? Qual è il lavoro che fai con maggior piacere, con maggior gusto? Allora, io ho sempre amato dall'infanzia il documentario. Documentario di sociale, di crisi, umanitario. Come quello che stai realizzando. Sì. Quindi è come se stessi raggiungendo un traguardo. Sì, per me è iniziare la strada del mio traguardo. Che io ho iniziato da ragazzino a fotografare quando... Tu sai che i ragazzini sono cattivissimi. Cioè da ragazzini si è proprio cattivi. Quindi quando parlavi con gli amici, dicevi tu cosa vuoi fare? Sai, il mio papà fa questo, tu cosa vuoi fare? Il reporter. Il reporter. A che età? Cioè, avevo 7-8 anni, sognavo, vedevo questi documentari e sognavo di fare... Avevi già deciso. Sognavo di fare il reporter, di viaggiare per il mondo, raccontare le storie delle persone, quindi quello che succedeva. Quindi tutti i ragazzini cattivissimi, ho avuto degli amici cattivissimi. Perché cattivi? Cioè nel senso che ti prendevano in giro? Prendevano in giro, mi prendevo in giro perché... Cioè, quindi mi davano quei nomignoli cattivi. Perché prendere in giro? C'è il reporter. Erano quei ragazzini che volevano fare da grande il posto fisso. Sì, può essere il posto fisso. Forse erano quelli, quindi non riuscivano a capire posto fisso, la stranezza. Sì. E quindi c'era quella cattiveria. Quindi, però purtroppo soffro di perseveranza negli obiettivi. Non ti sei lasciato scoraggiare. Assolutamente no. E man mano, con non poca difficoltà, sto arrivando a documentare, a fare quello che volevo. Quindi intendi continuare in quest'ambito qui? Sì, sì, sì. Il mio obiettivo è documentare ciò che succede per il mondo. Hai già programmato qualche altro viaggio? Ci sono altri programmi, non certi, perché purtroppo sappiamo che documentare le aree di crisi può, diciamo, nascere una variazione di programma dall'oggi al domani, quindi magari io penso di partire per documentare una cosa e poi finisce, perché certo, sono arrivato tardi. Però diciamo, spero, per il momento sto seguendo, diciamo, il disastro dell'Ucraina, è finito con la narrativa di ciò che sta succedendo alle persone, gli effetti di questa tragedia. Partirò con un altro documentario, anche, diciamo, abbastanza impegnativo.
per il momento teniamo ancora un alone di mistero. Un alone di mistero su questa cosa. No, sono davvero super curioso e non vedo l'ora di vedere i tuoi lavori conclusi, a partire da quello che abbiamo appena visto. Ora a me è l'arduo compito di dover sdrammatizzare dopo questi discorsi così impegnativi, ma che purtroppo arrivano a riguardare tutti noi, in primis come esseri umani. Noi a questo punto della trasmissione ci mettiamo sempre un po' in gioco, gli spaghetti lo sanno, già se la ridono. Già ce la ridiamo, sì. Facciamo sempre qualche giochetto e io pensavo alla tua esperienza anche a bordo pista e pensavo, ma ti immagini tipo a realizzare delle immagini lì in quel contesto, no? I rombi dei motori, immagina a fare un'intervista, cioè anche modulare i microfoni deve essere piuttosto impegnativo, tanto vale imparare a leggere labiale, al limite mettere dei sottotitoli. Dove voglio arrivare? Ho preparato un gioco, noi ora ci tappiamo le orecchie, pescheremo dei bigliettini una volta a testa e quello che non ha le orecchie tappate pronuncerà una parola a quello con le orecchie tappate e vediamo chi ne azzecca di più. Te la senti di giocare con me? Ma ci proviamo, sperando di prendere qualcosa, perché la vedo difficile. La cosa bella è che io faccio sempre queste trappole, lui non sa niente, quindi ti ringrazio per andare incontro all'ignoto insieme a me. Allora giochiamo a... E allora giochiamo insieme a Marco Cordone. Ti spiego meglio il gioco, perché abbiamo qui delle cuffie proprio come quelle che si utilizzano in autodromi a bordo pista, o quasi. Abbiamo qui dei biglietti dove sempre casualmente. Dove io non conosco davvero il contenuto di questi biglietti, li pescheremo e vediamo le parole che cercheremo di dirci l'un l'altro con qualche difficoltà uditiva, evidentemente, e vediamo chi ne capisce di più. Beh, diciamo che tanto tra l'udito perso in autodromo le cuffie dovremmo avere tutti i fattori. Qui c'è la musica a palla, quindi allora, io direi inizio io con la cuffia, così vedo se sento, facciamo una prova. Rullino i tamburi, rullino. Massimo di qualcosa? Hai detto grazie. Allora, ok, però non ho sentito, lo giuro. Allora, pesca un bigliettino, non farmelo vedere. Incominciamo? Sei pronto? Vai, prontissimo. Ti sfido, vai. Senza che lo mostri, fallo capire a me. Che parola è? Locomotiva. 1-0 Giuseppe, 1-0. E vai, ottimo. Mettiamo qui. Via, liberiamocene. A te. Mi senti? No? Capisco. Ottimo. Allora, pesco un bigliettino. Abbraccio. Braccio. Arco. Abbraccio. Uno, la gara è una bella sfida, è una bella sfida. La musica ti piace? La musica è di gusto, cioè, una musica molto classica, è vero? Elegante. Prego. Vai. Secondo round. Allora, lo facciamo vedere? Fallo capire a me.
Vabbè, la potevi dire al contrario, era più difficile. Ah, ma... Shin Kashin. Cioè... Shin Kashin. Ciambella. No, Ciambella. Shin Kashin. Ci aggiri. Non ci giriamo. Shin Kashin. Però dimmi solo quella parola. Shin Kashin. Ci... Shin Kashin. Giraggi. No. Giraffa. No. Genealogia. Shin troppi tentativi. Geriatria. No, no, geri... Troppi tentativi. Troppi. Troppi tentativi. No. A questo punto è una... Digli a te. Shin Kashin. Shin Kashin, ragazzi. È cattivissimo. Ma sono tre parole, non vale. È cattivissimo chi l'ha fatto, via, via. No, via. Mannaggia la miseria. Allora, va bene, vediamo di se riesco a pareggiare. Ce la farà a pareggiare il nostro nome? Che dite? Scommesse? Non si fanno le scommesse in televisione. Quanto è quotato il pareggio di... 1.3. Ah, ecco. Che vuol dire un sopra? Non lo so, ma nemmeno lui lo sa, perché scommesse. 100 o 130. Mazzate, ma 100 non si dice, un centesimo non si scommette. Danno i numeri gli spaghetti rock and roll. Dopo questo numero di puntate ci sta. Ma c'è una bottiglia in meno, vedo. Birichini. Allora, facciamo l'ultimo, lui intanto già non sta sentendo, non capisce niente. Ripeti tutto quello che abbiamo detto. Sì. Ok, sì. Allora. Ma perché queste forme dialettali? Ma chi l'ha scritto, Massimo? Allora, non è un insulto, è solamente una... Una parola che è la tua. Mammete. 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 No. Mammete. Questo comunque che momenti altri. Mammete. Wafer. Wafer, quasi. Mammete. Allora, via, io direi di concluderla con questo pareggio sportivo. Sì. Assolutamente. Assolutamente. Adesso ci approfittiamo per il terzo tempo. Non so se sappiamo, no? Vabbè. È stato un piacere sfidarti. Complimenti, bella partita. Salutiamo insieme. Siamo giunti in fondo a questa puntata di Vision Air. Come sempre io ringrazio i miei compagni di viaggio, gli spaghetti rock and roll. E grazie a Marco Cordone per essere stato insieme a noi. Grazie a mille. Te. Grazie. E per essersi sottoposto a questo gioco. Complimenti. Per aver grazie, raccolto la sfida. Per il lavoro o per la sfida? Complimenti. Per il lavoro e per la sfida soprattutto. Ovviamente. Per il lavoro. No, davvero grazie, è stato... a voi per avermi invitato. No, è stato davvero un piacere poter ospitarti e poter ascoltare e riportare la tua testimonianza. Vision Air tornerà settimana prossima, martedì, come sempre ore 21 sul canale 13. Nel frattempo potete rimanere aggiornati seguendoci su Facebook e su Instagram. Per ora però ci fermiamo qui. Buonanotte! Oh mamma, ho di nuovo la cocco mamma, a ballare in slip mamma, e cantare in fragmenti ballo e rock and roll. Sono pazzo come la, sono pazzo come la, sono pazzo come la, sono pazzo come la, sono pazzo, 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 pazzo come la. Oh mamma, voglio fare casche, oh mamma, scivolando dal bidet, oh mamma, come fanno gli scimpanzé.